In altri giornali, illibata, affettuosa, cercasi purché appartamento. Qui il concetto è lo stesso, trovare compagnia e ospitalità, ma a scopo sportivo invece che matrimoniale. Se poi mancheranno i biservizi, pazienza. Le città sono affamate di spazio, sicché i ragazzi che vogliono giocare al calcio sono costretti a un continuo vagabondaggio da una radura periferica all'altra. Non hanno molte pretese, quelle semmai verranno dopo. Per adesso s'accontentano ad uno spogliatoio non del tutto intimo. L'importante per loro è illudersi di ripetere le prodezze dei campioni che riempiono col proprio nome i giornali del lunedì. Ma neppure questo è facile. Lo sport che non interessa ai compilatori di schedine è tanto povero che anche un anziano operaio può farvi la parte del finanziatore. Non arriva in Cadillac e come la Befana porta i suoi doni in un sacco. Senza saperlo, gioca anche lui. Gioca a far l'allenatore con quei ragazzini, li raggruppa in squadre, assegna i ruoli, cerca di individuare tra i tanti il campione di domani. Ha idee tattiche semplici, che generalmente si riducono all'aurea massima d'altri tempi, palla avanti e pedalare. Investe in quel lavoro il suo tempo e i suoi risparmi sullo stipendio. È ancora un puro in un mondo che ha industrializzato anche i calci. Tipi simili a lui si trovano in qualsiasi grande città. Patetiche figure di Don Chisciotte dello sport, benemeriti ai quali non andrà alcun riconoscimento ufficiale. Ma forse la sua forza è proprio questa, d'essere una figura pittoresca e nient'altro. I ragazzi, anche quelli che non accetterebbero un allenatore professionista, lui lo ascoltano e lo amano, perché è un incontro casuale, un compagno di giochi più vecchio. Si passa rapidamente dalla teoria alla pratica, perché con le parole non si fanno gol. Il settore femminile del pubblico è un po' freddo, ma meglio così. Un atleta non deve lasciarsi distrarre da pensieri estranei. Ora si gioca sollevando più polvere che entusiasmi, ma nei racconti agli amici sarà sempre una gran bella partita. Vi sono anche giovani appassionati ad un tipo di sport meno faticoso, che consiste nel marinare la scuola, portando la propria esuberanza a passeggio per i giardini pubblici. Qui non è difficile incontrare ragazze altrettanto laboriose e diligenti. Il campo di gioco è ombroso e nessuno si stanca, se non forse gli spettatori. Ma i nostri, i dimessi eroi delle sudate domenicali, provengono quasi sempre da istituti inferiori, oppure da qualche officina artigiana. Loro rispettano l'orario, anche quando non è piacevole. Soltanto a lavoro compiuto corrono verso gli impegni che si sono scelti per dare sfogo alla propria vitalità. La penuria dei mezzi non esclude una sede sociale, nobilitata da fotografie di ragazzi che si sono fatti onore, pur avendo lo stesso modesto punto di partenza. In questo pentagono del calcio periferico si studia la strategia delle partite imminenti, si formano le squadre, si impartiscono direttive. Tutto è su un piano confidenziale. Il probabile centravanti lo chiamano Dracula per via della faccia. L'aspirante terzino Cianchetta per via delle gambe. Altri ragazzi passarono di lì e venivano chiamati con soprannomi simili. Poi raggiunsero la popolarità e i fotografi li immortalarono.
sono gli eroi locali, gli esempi continuamente proposti. Ogni domenica, là dove gli agglomerati urbani sostano prima di procedere nella loro avanzata di cemento, lo sport fine a se stesso vive ore trionfali. I giovani sudano eroicamente per soddisfazione propria, inseguendo un pallone che non è ancora divenuto la sfera di cuoio cara ai radiocronisti. Hanno un pubblico che non si lamenta per la scomodità dei posti, anche perché non li paga. Unico elemento di lusso è in genere il triciclo del gelataio. Coi 100 milioni necessari all'acquisto di un dubbio oriundo, si potrebbero attrezzare bene 100 di queste squadre. Ma forse è meglio di no. Un così sincero entusiasmo può nascere soltanto in questo clima di squattrinato dilettantismo. Ed ecco la squadra che abbiamo visto formare. Ecco Dracula, Cianchetta e gli altri. Grazie all'inserzione amichevole Cercasi, dispongono perfino di uno spogliatoio, che per loro è un lusso inconsueto. Hanno pensato tutta la settimana alle prodezze che compiranno oggi. Ora debbono imbrigliare i sogni e dare via libera alle gambe. È il loro momento, il loro piccolo trionfo. Il fatto che perdano per 11-0 non smorza gli entusiasmi. Imparando a giocare, hanno anche imparato a dare la colpa all'arbitro. Intanto la folla s'avvia verso gli stadi, dove i divi provvisti di fuoriserie posano per le ultime fotografie prima di incominciare la partita. Anche i divi sono nati allo sport sui campi di fortuna e hanno sudato gratis perdendo per 11-0. Lo facevano per passione, mentre ora giocano per il premio partita. Sono celebri, bravissimi e invidiati, ma come sportivi hanno molto da invidiare ai loro entusiasti e poveri epigoni di periferia.